apriamo la busta. Io vero e proprio, devi ritirare due David, uno per Pulp Fiction e uno per Django. E a premiarti abbiamo scelto il più grande musicista italiano vivente, il grande Oscar Ennio Morricone. Maestro, questo è il primo David. Questo è per, aspetti che guardo, questo è per Pulp Fiction. Grazie. Questo è il secondo David, Made in China. No, questo è per Django. Per lui. Sempre per lui. Grazie, grazie. Grazie, grazie Edele, grazie. Grazie maestro. Maestro vuole dire, perché siccome voglio dire, Quentin ha usato spesso la musica, la sua musica nei suoi film. Posso dire, sì. Sì, no, tra l'altro le sono arrivati i diritti d'autore, tutto a posto. Sì. No, non guardate. Non li ha guardati, non li ha guardati. Però, no, voglio dire, vuol dire qualcosa al maestro Tarantino? Sì. Che tra maestri? Molte volte non mi sono aspettato che lui mettesse la mia musica. Sono andato a vedere il film e ho trovato la mia musica così, magicamente montata bene e anche funzionava. Di film diversi tra loro, quindi... Poi un giorno mi ha chiesto anche di fare la musica originale, ma io stavo lavorando con un torratore in un certo film, lo dovevo rifiutare, non c'era proprio il tempo. Va bene, rimandiamo a una prossima occasione di collaborazione insieme. Già c'è? Sì. Ah, la state facendo? Non ci dite niente. Mannaggia, ma dico adesso. Perché state facendo? Cosa state facendo? Yes. Vi abbiamo parlato. Allora, uno scoop! Venite più avanti. Scoop! Lo scoop! Allora, lo scoop! Cosa? Ne abbiamo parlato ieri. Ieri? Io non ero certo di farla, avevo già rifiutato. Lui ha insistito, è venuto a casa mia ieri e mi ha convinto. Yeah! Al prossimo film di Quentin Tarantino con le musiche di Ennio Morricone. Grazie ragazzi. Ciao Quentin. Ciao. Maestro, grazie. Arrivederci. Ciao, grazie. Grazie mille. Got a horse along the countryside.